E allora ciao a tutti ragazzi, benvenuti qua su Due Pazzi per il Lego. Oggi vediamo una mock stupenda di Silvio Giovetti, ve lo presento tra poco, che ci presenta la sua creazione. Anzi, passerei direttamente la parola a lui. Prima di tutto, ciao Silvio, benvenuto, presentati. Ciao a tutti. Allora, diciamo che la mia creazione non ha un vero fondamento, nel senso sono pensato, io guardo film, guardo telefilm e quando mi ispiro solamente a queste cose qua, stile Harry Potter, stile anche Londra 800, e sono partito con la cattedrale e di lì tutte le idee mi venivano in mente un po' per volta, senza un filo logico. Ok, quindi diciamo che tu sei partito a braccio con la cattedrale, tutto il resto piano piano nelle notti insonne mentre costruivi ti venivano le idee per ampliare poi tutto questo, che tra le altre cose so non è finito qui, hai altre idee per ampliarlo. Sì, adesso penso di ampliare gli altri 70 centimetri dove sto facendo un vecchio birrificio. Che subito l'idea era partita di fare una fabbrica di fiammiferi che avevo visto su Enola Holmes come film, ma poi ho deciso di virare sul birrificio perché non sapevo come fare gli interni. Infatti a Verona ci saranno uno scorcio aperto dove si vedrà l'interno del birrificio e probabilmente anche il sotterraneo con le botti se riesco ad andare avanti in tempo, ecco. Perfetto, allora qui l'ambientazione diciamo che rappresenta questo stile appunto dell'Ottocento, dicevi, giusto? E quindi c'è la cattedrale, i classici negozietti, edifici con le finestre a sbalzo, questi portici, ma vedo anche una parte un po' diversa, diciamo molto diversa da questa ambientazione stile nobile, stile ricco. Sì, ho deciso di dividere il fiume, mi è venuto in mente di fare la parte povera e la parte ricca perché mi piace anche parecchio la parte della campagna, allora non sapevo com'è, allora ho messo il fiume apposta per dividere la parte ricca e povera e volevo ancora dire gli anni, diciamo che l'ambientazione più che altro anni 20, che è uno stile che mi piace parecchio. Ok, quindi primi anni del Novecento. Una cosa che ti voglio chiedere, poi ti lascio libero, è quella cabina telefonica rossa che spicca nella piazza. È lì perché ti piace o c'è un perché? No, sono andato sicuramente a fare delle ricerche apposta perché è la prima cabina telefonica che è stata messa a Londra, è stata nel 1928 e quindi poteva starci benissimo in questa ambientazione e anche per dare un po' di colore a tutto questo grigio. Ok, allora ringraziamo Silvio, ci vediamo ai prossimi eventi per questa mock ampliata con le novità e per il resto vi lascio godere con gli occhi di questa meraviglia. Ciao a tutti, ci vediamo a Verona.